Genesi capitolo 13, libro della Genesi capitolo 13, leggeremo dal verso 14 al verso 17. Libro della Genesi capitolo 13, dal verso 14. E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui, alza ora i tuoi occhi e mira dal luogo dove sei, a nord, a sud, a est e a ovest. Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, per cui se qualcuno può contare la polvere della terra, si potrà contare anche la tua discendenza. Levati, percorri il paese in lungo e in largo, perché io lo darò a te. Amen. Alleluia. Grazie a Dio per la sua parola. Prima di accomodarvi, giratevi a qualcuno che vi sta accanto, dietro, davanti, stringete la mano e dite semplicemente dopo. Dopo. Dio benedica, potete accomodarvi. Molte volte quando il nostro nipotino vuole fare qualcosa, ma deve fare qualcos'altro prima, io gli dico prima il dovere e dopo che cosa, Tony? Il piacere. E dopo il piacere. Dopo. Quella parola dopo indica un tempo che segue a qualcos'altro, o un periodo. Magari avrete sicuramente sentito parlare del dopo comunismo, dopo Tito, dopo questo. Sta a indicare qualcosa che segue a qualcos'altro, indica in un certo senso, in modo molto generico, un determinato tempo. Nel caso specifico, nel brano in cui noi abbiamo letto, dice che il Signore parlò ad Abramo, lui ancora non era diventato Abramo, era ancora Abramo con una sola A. Parlò ad Abramo dopo che Lot si fu separato da lui e gli disse di guardare in ogni direzione. Nord, sud, est, ovest. Perché dice tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. Dio lo aveva chiamato e gli aveva detto di uscire dal paese di suo padre, di uscire dal suo parentado. Infatti lo leggiamo nel capitolo 12, le testuali parole sono: il Signore disse ad Abramo, vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e vai nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abbiamo usato questo riferimento per diversi servizi. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui.
Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e le persone che avevano acquistate in Caran, e partirono verso il paese di Canaan. Prima di questo particolare episodio leggiamo qualche verso prima, nel capitolo precedente, che Tera, il padre di Abramo, prese la sua famiglia e andò via da Ur dei Caldei per andare a Canaan. Non c'è nessun riferimento particolare in cui è reso esplicito il fatto che questo sia stato un comandamento da parte di Dio, una richiesta da parte di Dio, ma in un modo o nell'altro noi abbiamo, tra virgolette, il diritto di pensare che Tera sia stato sospinto da Dio. È uscito da Ur dei Caldei, prese la sua famiglia, prese i suoi figli, le sue nuore, i suoi nipoti, tutti i membri della sua famiglia, il suo bestiame, e cominciarono a viaggiare per andare verso Canaan. Ma poi arrivarono a Caran e si stabilirono là. Tera morì là. La vita sembrava che avrebbe avuto un continuo a Caran. Ma poi Dio parla ad Abramo e gli dice di andare via, gli dice di uscire dal suo paese, dai suoi parenti, dalla casa di suo padre, per andare nel paese che Dio gli avrebbe mostrato. Gli rinnova o gli fa una meravigliosa promessa, gli dice: io farò di te una grande nazione, ti benedirò, ti renderò grande il tuo nome, tu sarai fonte di benedizione. Credo che nessuno di noi disdegnerebbe una promessa del genere, ma sappiate, Dio ha questa promessa ancora per noi. Amen. Abramo è chiamato il padre della fede o dei fedeli, e noi siamo figli di Abramo per fede. No, questo non significa che Abramo era un uomo perfetto. Conosciamo la parola di Dio che dice che i profeti o che gli uomini dell'antico erano uomini sottoposti a passioni come noi, cioè dire erano fatti di carne e sangue come noi. Abramo ha commesso i suoi errori, ma non ha mai permesso ai suoi errori di legarlo, di seppellirlo. Ogni qualvolta commetteva un errore, ne prendeva atto, si rialzava, si riconciliava con Dio e riprendeva il suo cammino con Dio. Per ben due volte abbiamo documentato nella parola di Dio che Abramo chiese a sua moglie di dire che lei non era la moglie ma che era la sorella, e in entrambi i casi fu svergognato, rimproverato, e da quello che noi leggiamo sembra che questa sia stata una sorta di pratica continua. Lui chiese a sua moglie, dire quando noi siamo in viaggio e chiedono chi sei tu, devi dire che sei mia sorella, perché tu sei una bella donna e qualcuno ti vorrà come moglie, uccideranno me per avere te. Se invece dici che sei mia sorella, magari ti prenderanno, però non uccidono me. Cioè, non è molto corretto come pensiero. Ma questo evidenzia la debolezza dell'essere umano, ma allo stesso tempo ci fa vedere come, a dispetto delle nostre debolezze, se noi vogliamo vivere per Dio, Dio ci aiuterà a venire fuori dalle nostre debolezze e ci aiuterà a camminare verso la giusta direzione. Alleluia! A volte il diavolo viene e ci dice all'orecchio: hai visto cosa hai combinato? Ma che servi a fare, Dio?
Ed è proprio in quei momenti che noi dobbiamo prendere atto del fatto che il diavolo non è là per cercare di darci manforte, ma è là per tirarci il più in basso possibile. E noi dobbiamo vivere con la coscienza del fatto che abbiamo bisogno dell'aiuto costante di Dio, abbiamo bisogno della sua presenza nella nostra vita, abbiamo bisogno di vivere così come piace a Lui. Ogni giorno dobbiamo chiedere: Signore, aiutami a non cadere in tentazione. Signore, dammi la forza a non guardare, affinché io non guardi verso la direzione sbagliata. Dammi la forza a girarmi dall'altro lato. Dammi la forza a dire no alle cose sbagliate. Dammi la forza a dire sì quando è tempo di dimostrare che sono un figlio di Dio. Alleluia! Alleluia! Dio gli dice ad Abramo: esci, vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa di tuo padre, e vai nel paese che io ti mostro. E cosa fa Abramo? Abramo prese Sarai, sua moglie, e Lot. Ora, Sarai, sua moglie, doveva portarsela dietro. Era sua moglie. E la filosofia che il matrimonio sia come un paio di scarpe che si comprano alla fiera non deve far parte della mentalità dei cristiani. Ciò che Dio unisce, l'uomo non separi. Alleluia. Ma ha preso Lot. Non è suo figlio. È suo nipote. Dio gli aveva detto di lasciare, di uscire, di andare via dai suoi parenti e dalla casa di suo padre. Non c'è nessuna indicazione che Dio sia andato là a battergli la mano sulla spalla e dire: ma cosa stai facendo? Lot non deve venire con te. Non ti sarà motivo di bene. Non posso darti quello che io ti sto promettendo se tu non ubbidisci appieno la mia chiamata, la mia richiesta. Non c'è nessuna indicazione del genere. Abramo prende tutto quello che ha, prende Lot e va. E partono per andare in Canaan, nella terra promessa. Viaggiano su e giù per quella terra, oggi si accampano qua e domani là, una vita da veri e propri nomadi, tipico dei pastori di quelle terre, soprattutto in quei tempi. Oggi non credo che sia molto diverso, se non che a un certo punto, voi conoscete bene la storia, il bestiame di Abramo e il bestiame di Lot, entrambe hanno un grande numero di pecore, di buoi, la terra non riesce a reggere la presenza di tutto quel bestiame, non c'è abbastanza pascolo per tutto quel bestiame, e i pastori di Lot cominciano a litigare con i pastori delle pecore di Abramo. Nessuno dei due erano due poveri poveracci che dovevano chiedere l'elemosina per vivere. Dio le aveva benedette in modo straordinario. Dio è in grado di benedirci in modo straordinario se noi siamo in grado di ubbidirlo in modo straordinario. Alleluia. E a un certo punto Abramo ha detto: guarda, non è il caso che i tuoi pastori litigano, che io e te litighiamo, siamo fratelli, dobbiamo mantenere la pace, separiamoci. Scegli in quale direzione tu vuoi andare, scegli quale parte del territorio vuoi che diventi, diciamo, la tua zona, e io andrò la direzione opposta. E Lot cominciò a guardarsi in giro e poi scelse la parte che era più verdeggiante, dove c'era più acqua, dove c'era più erba, dove c'erano più pascoli, e andò in quella direzione, cominciò a piantare le sue tende verso Sodoma e Gomorra.
A volte il mondo sembra che sia la parte più prospera. A volte il mondo sembra che sia la parte più desiderabile. E anche là conosciamo il resto della storia, Sodoma e Gomorra, quello che ne venne fuori nella famiglia di Lot. Vi siete mai chiesti come mai a un certo punto, quando Abramo stava intercedendo con Dio per vedere se era possibile risparmiare la città di Sodoma e Gomorra, cominciò da 50, poi 40, poi quando arriva a 10... Perché Abramo diceva, e se ce n'è 40 che fa? Distruggerà la città, se ci sono 40 giusti. E Dio diceva, no, se ci sono 40 giusti la risparmierò. E poi lui scendeva. Quando arrivò a 10, a un certo punto sembra che ci sia un'interruzione brusca da parte di Dio. Dice, se ci sono 10 giusti, non distruggerò la città. E poi Dio si alza e se ne va. Sa che non c'è più spazio per una contrattazione. Ma la mia domanda era sempre stata, ma perché proprio 10? Come mai non ci fu l'opportunità di poter scendere a 5 o a 3? E poi penso che si sia accesa una lampadina. Non la ritengo una rivelazione, ma è più che probabile che sia così. Quando gli angeli andarono per tirare fuori Lot e la sua famiglia da Sodoma e Gomorra, dissero a Lot, vai a dire ai tuoi generi di prepararsi perché cadrà fuoco dal cielo. Ora, lui aveva due figlie in casa, quelle non erano sposate, non avevano conosciuto uomo, ma c'erano dei generi, che lui va ad avvertire, dice, fate fagotto, fate i bagagli perché dobbiamo andare via, Dio farà cadere fuoco dal cielo e distruggerà questa città. Loro lo presero in giro, non gli diedero ascolto. Ed è probabile che una delle ragioni per cui non gli diedero ascolto è perché Lot, nonostante tutto, non era stato così coerente con le sue scelte. Probabilmente avranno pensato, mesogiro stunao. Ed è probabile che fossero tre generi. 3 più 3 fa 6 e 4 sono ancora a casa, sono 10. Quindi quando Dio arrivò a contrattare con Abramo e Abramo aveva detto se ce n'è 10, perché secondo me Abramo pensava in termini della sua famiglia, pensava a Lot, sua moglie, le sue due figlie, i tre generi di Lot e le tre figlie sposate di Lot e fanno 10. E quindi pensavo, per amore di quella famiglia, in un modo o nell'altro, Dio salverà la città. E quindi ecco perché quando arriva a 10, Dio dice, ok, se ce n'è 10 io risparmierò la città, ma poi Dio si alza e se ne va. Perché sa che non ci sono ulteriori margini per poter contrattare, tra virgolette, la salvezza di quella città. E quello che la tua famiglia è importante. Potrebbe essere motivo di salvezza per il quartiere in cui abiti, per la borgata in cui abiti, per il condominio in cui abiti. Dio è disposto a venire, a scendere e contrattare con te, Signore, per amore della tua verità, per amore della mia famiglia. Salva questo condominio, salva questo residence, salva questa borgata, salva questo paese, salva questa città. La parola di Dio dice che Dio cerca qualcuno che si interponga tra il popolo e Dio. E dice la Bibbia che nessuno si trovò. C'è bisogno di intercessori, c'è bisogno di uomini e di donne che siano disposti ad andare oltre e pressare un po' di più e dire, Signore, salva la mia nazione, salva la mia città, salva i miei colleghi di lavoro e usa me. Ritorniamo un po' indietro. Lot sceglie la direzione dove andare. Abramo, almeno in apparenza, rimane con la parte meno verdeggiante.
È una vecchia storia, è sempre stato così. Chi ha l'opportunità di scegliere per primo di solito prende la parte migliore. E chi non prende la parte migliore è ipocrita perché vorrebbe la parte migliore. Sapete quella storiella, credo che sia catanese, dei due amici, gli ultimi due pezzi di carne, uno più grosso e uno più piccolo. E tutti e due sono là, dai prendi tu. No, prendi tu. E allora il primo, uno dei due decide di prendere uno degli ultimi due pezzi di carne e prende il più grosso. E l'altro dice, lo sai che sei un cafone? E dice, perché? Perché se fossi stato io a scegliere per primo, avrei preso il pezzo più piccolo, ti avrei lasciato il pezzo più grosso. E tu hai visto, in ogni caso io avrei avuto il pezzo più grosso. Quindi qual è il problema? Quando chi ha l'opportunità di scegliere per primo non sceglie la parte migliore, non è che lo fa per buone maniere, vorrebbe così tanto averlo, diventa un gesto ipocrita il più delle volte, a meno che non sia una questione tra voi e vostra moglie, allora la moglie preferisce il marito preferisce la moglie e alla fine se li mangia tutti e due il marito. Lot ha scelto la parte migliore, o almeno così pensava. E dopo che Lot andò via, non prima, Abramo stava vivendo, fino a quando Lot andò via, stava vivendo, sapete, una di quelle situazioni quando ci sentiamo a posto con noi stessi, Dio ci sta benedicendo, però c'è qualcosa che Non siamo ancora arrivati a quel dopo dove Dio voleva metterci fin dall'inizio. Abramo era là dove doveva essere, ma non era così come doveva essere. Era al posto giusto, ma non era nella condizione giusta. Dio gli aveva detto, lascia i tuoi parenti, lascia la casa di tuo padre, lascia il tuo paese e io ti mostrerò un paese dove sarai enormemente benedetto, dove prospererai. Ma lui prese Lot e se lo portò e dovette aspettare fino a dopo che Lot andò via perché Dio gli potesse parlare e dire, Abramo, guarda in ogni direzione, guarda al nord, guarda al sud, guarda ad occidente, guarda ad oriente, fin dove sei in grado di vedere. Io ti darò tutto questo. Da te verrà fuori una generazione così numerosa quanto la polvere della terra. Tu sarai motivo di benedizione, Dio benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno. Ma tutto questo avvenne dopo che Lot andò via, dopo che fu tolto dalla vita di Abramo quella parte che, nonostante la specifica richiesta di Dio, Abramo si volle portare dietro. E a volte noi pensiamo che è più che sufficiente contare i nostri soldi e dire, io Signore, tu mi benedici, e pensare di poterci sentire a posto con noi stessi. Ma se non sei come Dio vuole che tu sia, magari sei al posto giusto. E lascia lasciate che vi dia una rivelazione. Stasera siete tutti al posto giusto. Non lo so se voi lo sapevate o meno, ma io ve lo sto rivelando. Possiamo essere al posto giusto, ma potremmo essere nella condizione sbagliata. Siamo al posto giusto, ma potremmo avere in tasca qualcosa di sbagliato. Un pacchetto di sigarette. O potremmo avere nel cuore qualcosa di sbagliato. Un risentimento.
o semplicemente ogni tanto facciamo l'occhialino al mondo. Continuiamo a mantenere quel filo che ci lega al mondo da cui siamo stati tirati fuori. Per Abramo era Lot. Prima era un filo, poi una corda, poi era diventata una miccia pronta a far esplodere una dinamite. Cominciò ad essere motivo di conflitto, di contrasto, di disagio. E fino al momento in cui Lot andò via, dal momento in cui Abramo era uscito da Caran, Dio non gli aveva parlato una sola volta. Era al posto giusto, stava facendo la cosa giusta, ma era nella condizione sbagliata. E Dio stava aspettando il dopo. Io credo che Dio stia aspettando il dopo nella vita di qualcuno di voi. Stia aspettando quel dopo per poter compiere e adempiere nella vostra vita quello che è il suo proposito, la benedizione che lui vuole darti. Può trattarsi semplicemente, e quando dico semplicemente non sto cercando di deprezzare o di svalutare lo Spirito Santo, ma giusto per dire, è una delle cose che dobbiamo avere, è come l'acqua, dobbiamo averla. Nessuno può vivere senza acqua. Nessuno può vivere per Dio senza lo Spirito Santo. Nessuno può essere salvato senza lo Spirito Santo. E quando lo Spirito Santo si riceve, c'è un'evidenza incontestabile, c'è un'evidenza che nessuno può negare, ed è l'evidenza del parlare in altre lingue secondo che lo Spirito di Dio dà ad esprimerci. Alleluia. In ogni parte del mondo è così, quando qualcuno riceve lo Spirito Santo parla in altre lingue. Per qualsiasi persona che riceve lo Spirito Santo, anche per quelli che sono sordomuti, quando ricevono lo Spirito Santo, l'evidenza sapete qual è? Non è quella che cominciano a parlare il linguaggio dei muti, no, parlano in altre lingue. Alleluia! L'ho visto con i miei occhi, l'ho sentito con le mie orecchie. Dio non si contraddice mai. Ed è importante che questo noi lo ricordiamo, perché oggi viviamo in un mondo in cui il mondo cosiddetto cristiano cerca di avvicinarsi sempre di più al mondo, compromette tutto quello che di sano una volta aveva. Noi dobbiamo restare fedeli alla parola di Dio. Non possiamo prendere di Dio quello che ci piace e lasciare quello che non ci piace. Abramo ha obbedito Dio, ha fatto quello che Dio gli ha chiesto, tranne che invece di lasciare tutti i suoi parenti si portò Lot. E Dio dovette pazientare, non so per quanti anni, ad aspettare che giungesse il dopo per poter di nuovo cominciare a conversare con Abramo. Potrebbe essere semplicemente il dono dello Spirito Santo che Dio vuole darti, perché ne hai di bisogno. Se non ce l'hai, è più che un bisogno, è un'assoluta esigenza, è un'assoluta necessità. Ma Dio è costretto ad aspettare il dopo. Dopo che tu toglierai dalla tua vita questo o quell'altro, dopo che tu deciderai di essere così come Dio vuole che tu sia, dopo che tu deciderai di ubbidire Dio senza riserve e senza condizione, dopo. Dopo che Lot andò via, dopo che Lot si separò da Abramo, Dio parlò con Abramo.
È come se Dio avesse detto: ok, adesso possiamo parlare. Adesso ci sono le condizioni per poter parlare, adesso ci sono le condizioni per mettere in chiaro quello che io ho intenzione di fare nella tua vita, per la tua vita e per mezzo della tua vita. Perché appunto se abbiamo letto attentamente quello che abbiamo letto, non solo Abramo sarebbe stato benedetto, ma sarebbe stato un motivo di benedizione. Dio non vuole solo benedirti, ma vuole che tu sii di benedizione per altri. Dio non vuole soltanto darti, ma vuole che tu dia. Dio non solo vuole che tu sia un contenitore, ma vuole pure che tu sia un canale per poter comunicare le meraviglie che il Signore ha fatto, sta facendo e farà. Alleluia! Ma sta aspettando quel dopo. Dopo. Se fai i compiti, dopo potrai andare a giocare. Se mangi il minestrone, dopo ti darò il dolcino. Se ubbidisci, dopo ti farò un regalo. Dopo, una parolina che potrebbe anche passare inosservata, ma che può fare la differenza nella tua vita. Quel dopo è stato messo là perché Abramo, nonostante la sua obbedienza a Dio, ha voluto portarsi dietro qualcosa che in un modo o nell'altro stabilisse un legame con il paese da cui era stato chiamato fuori. Oggi il fratello Pivi e la sorella Pivi sono entrambi morti già da qualche anno. Il fratello Pivi è morto diversi anni prima della sorella Pivi. Ma ricordo quando abitavano a Belpasso. Credo che ci sia stata un'emergenza, non ricordo se, credo sia stata forse la mamma del fratello Pivi, qualcuno dei familiari è morto negli Stati Uniti e quindi sono partiti nel giro di qualche ora, hanno dovuto fare i biglietti, sono dovuti partire e ricordo poi quando sono ritornati che il fratello Pivi a quel punto era divertito, ma suppongo che prima non era per niente divertito. Erano là a dover partire. Il fratello Pivi aveva già caricato le valigie in auto per andare all'aeroporto e prendere l'aereo che le avrebbe portati negli Stati Uniti. E la sorella Pivi ci ha detto, il fratello Pivi, non l'ho visto io, ce l'ha detto lui, e se lui l'ha detto, stavo parlando di sua moglie, sono certo che è così. Lei era là perché voleva finire l'ultimo pezzo di trapunta che stava facendo. Ma io dico, se tu odi femmine, a che pensano? Fratello Pivi ha detto che a un certo punto, dopo diceva, dopo che per diverse volte gli ha detto Barbara, perché si chiamava così la sorella Pivi, Barbara, dai andiamo, è tardi, perderemo l'aereo. Alla fine l'ha dovuta prendere per la mano, l'ha dovuta tirare, ha dovuto chiudere la porta, tra, e sono andati via. Perché lei pensava che quello non avrebbe potuto farlo dopo, doveva farlo allora. Noi esseri umani abbiamo una certa abilità a porre quel dopo al posto sbagliato. E a volte lo mettiamo anche quando non è necessario che ci sia. Perché sai una cosa, tutto quello che Dio ci chiede è di ubbidire. Lui non vuole farti aspettare neanche un attimo per darti lo Spirito Santo. Lui non vuole farti aspettare 15 giorni per perdonare i tuoi peccati. Lui non vuole farti aspettare neanche una frazione di secondo per benedire la tua vita. Ma siamo noi che in un modo o nell'altro
poniamo quella dopo, che a volte è una sorta di mobile con le ruote che lo spostiamo continuamente e rinviamo continuamente, o induciamo Dio a rinviare continuamente quello che è il momento in cui Lui vuole cominciare ad implementare la sua volontà nella nostra vita. Abramo si è dovuto trovare là a vedere i suoi pastori con i pastori di Lot accapigliarsi, tirarsi i capelli, strapparsi la barba, prendersi a calci, a pietrate, per rendersi conto che, ehi, questo sta andando oltre i limiti. Chissà se Abramo nella sua mente pensò, se solo avessi ascoltato Dio. Era nel posto giusto, stava facendo quello che Dio voleva che lui facesse, con la sola eccezione del fatto che aveva agganciato un filo al suo passato da cui Dio voleva totalmente svincolarlo e liberarlo. E quel filo era quel mobile con le ruote che induceva Dio a dire dopo, no, non può, dopo. Abramo era là a viaggiare, a piantare la tenda, a smontarla, viaggiare un altro giorno, ripiantarla di nuovo, restare là per un mese, poi smontarla, ripiantarla. Era nel territorio promesso, era nella terra promessa, era là per volontà di Dio, era là in ubbidienza a Dio. Ma c'è quel dopo, che non mette Dio nella condizione di fare ciò che aveva promesso. Dopo che Lot si separò, Dio disse ad Abramo: alza gli occhi, guarda a nord, a sud, a destra, ad ovest. Tutto il paese che vedi io te lo darò a te e alla tua discendenza. La tua discendenza sarà numerosissima, nessuno sarà in grado di contarli. Percorri il paese, quanto è lungo e quanto è largo, perché io te lo darò, io lo darò a te. Molti anni fa, nell'81, quando io e mia moglie siamo stati in Canada, un fratello di una delle chiese che abbiamo visitato, un giorno eravamo a casa sua a mangiare, e non ricordo se è stato prima di mangiare o dopo che abbiamo mangiato, ha detto: venite con me, voglio farvi vedere il mio terreno, la mia proprietà. Onestamente non ricordo che tipo di auto era, probabilmente era un fuoristrada, ma non fa differenza. Abbiamo percorso una strada di campagna in mezzo a distese di terreno, e lui diceva continuamente: a destra è mio, a sinistra è mio, a destra è mio, a sinistra è mio, in tutte le direzioni. Poi ci siamo fermati a un certo punto, che non potevo più andare avanti, ha detto: fin dove riuscite a vedere è tutto terreno mio. Non avevo mai visto così tanto terreno in tutta la mia vita che appartenesse ad un solo uomo. Ma sapete, anche questo, quando è frutto della nostra capacità, è fragile. Quella stessa famiglia ha perso praticamente tutto. Delle brutte annate di raccolto li hanno messi in crisi, non sono più riusciti a pagare i debiti, e bancarotta. Ma quando Dio
ci benedice. Niente e nessuno può distruggere quello che Dio ci dà. Ma spesso Dio è costretto ad aspettare dopo. Spesso noi mettiamo Dio in modalità di attesa, lo lasciamo nella sala di attesa. Ogni tanto, dopo Signore, dopo. Perché prima vogliamo fare questo, prima vogliamo fare quell'altro. Io ho sentito persone dire, prima voglio sistemare la mia situazione lavorativa, dopo comincerò a servire Dio. Non è mai arrivato quel tempo. Prima voglio sposarmi, dopo servirò Dio. Non è mai arrivato quel tempo. Che quando il dopo è là come una scelta deliberata, quando il dopo diventa il nostro alibi, quando il dopo diventa la nostra scusa, la porta del nostro cuore non si apre per far entrare Gesù Cristo. Dopo. Dopo che Lot si separò da Abramo, Dio parlò ad Abramo. Non è nulla di straordinariamente profondo, ma dovrebbe invitarci tutti quanti a riflettere. Qual è il tuo dopo? Che cos'è che sta mettendo Dio in modalità di attesa nella tua vita? Sì, lo so, dovrei vivere per Dio, però per ora non posso, dopo. Dopo. Volete prima vedere la vostra vita è in crisi? Volete prima sperimentare una pesante situazione conflittuale? Volete prima vedere la possibilità che tutto ciò che avete potrebbe finire in un tafferuglio, in uno scontro frontale? Oppure sei pronto a dire, Signore, non dopo. Ora, perché Dio detesta il dopo. Uno dei suoi attributi più significativi è io sono, non io sarò, io sono. Per dire che lui è il Dio di ora. Prima che Abramo fosse, io sono. Grammaticalmente scorretto. Non puoi dire prima che mio nonno nascesse, io sono. A parte il fatto che un nipote non può mai essere prima del nonno. Non può nascere mai prima del nonno. Ma prima che Abramo fosse, io sono. Per indicare la sua eterna esistenza, ma che preferisce mettersi in relazione all'ora, al presente. Quando cerchi di rinviare a domani per vivere per Dio, stai semplicemente privando te stesso, te stessa, della benedizione che Dio ha in serbo per te.
non stai rinviando, ti stai privando di quella benedizione. Dopo, vorrei chiedere di alzarvelo in piedi. Ricordate quell'uomo a cui Gesù disse seguimi, e lui disse permettimi prima di andare a seppellire mio padre, poi verrò e ti seguirò dopo. Gesù gli ha detto lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cosa c'è nella tua vita che ti induce a pensare che dopo sia il tempo migliore per cominciare a vivere per Dio, o per dare la tua vita a Dio, o per confessare i tuoi peccati a Dio, o per essere battezzato nel suo glorioso nome? Dopo lo faccio, ma dopo quando? Quel dopo potrebbe scaraventarti nell'eternità privo della salvezza. Privo della salvezza. Oggi, ora, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore. Sei nel posto giusto? Hai fatto la giusta scelta nell'essere qua stasera? E per tutti voi, per tutti noi che siamo dei regolari frequentatori, pensiamo magari che certe cose si acquisiscono per anzianità, un po' come potrebbe essere in un contesto lavorativo. Nulla è da prendere per scontato. Ogni giorno dobbiamo decidere di non mettere Dio in modalità di attesa. Ogni giorno dobbiamo decidere di dire Signore, ora, non dopo, ora. Ora. Pensate, la scelta di Abramo di portarsi dietro Lot non solo rinviò il tempo ad un dopo per cui non possiamo quantificare i mesi, gli anni. Ma probabilmente se Lot fosse rimasto là dov'era, non sarebbe mai successo quello che gli è successo. Non sarebbe mai andato a vivere a Sodoma e Gomorra. Non avrebbe mai visto dei figli che allo stesso tempo potevano essere considerati i suoi nipoti. Le figlie che concepiscono ubriacando il padre. E quel conflitto che aveva avuto inizio tra i pastori di Lot con i pastori di Abramo non solo si perpetuò, ma oggi raggiunge delle dimensioni incredibili. Il conflitto perenne tra Israele e il mondo arabo, perché i figli delle figlie di Lot fanno parte del mondo arabo. Se Abramo non avesse messo quel dopo, il padre della fede,
E Gesù ha detto: se voi foste figli di Abramo, fareste le cose che Abramo ha fatto. E Abramo a un certo punto ha detto: Lot, è tempo che noi ci separiamo. Non possiamo più vivere insieme. Tu vai per la tua strada e io continuo per la mia. Solo dopo Dio gli parlò. Dio sta aspettando di parlare a qualcuno di noi stasera. Per troppo tempo gli abbiamo detto: dopo, Signore, dopo, dopo. Non ora, dopo. Dio invece vuole così tanto farlo ora. Vuole parlare al tuo cuore, vuole benedire la tua vita, vuole darti la benedizione che ha in serbo per te. L'altare è aperto.